La nave di ricerca OGS Explorer è partita, un lungo, lunghissimo viaggio, visto che la meta è l'Antartide. Salpata lunedì 5 dicembre dal porto di Crotone, l'imbarcazione di proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste torna dunque dopo 10 anni nel continente bianco per una nuova avventura scientifica e in una nuova veste. L'OGS Explorer, infatti, unica nave italiana per la ricerca oceanica equipaggiata per acquisire dati anche in ambienti polari, ha ultimato una profonda ciclo di riammodernamento e ora è dotata di standard di sicurezza e affidabilità ancora più elevati che in passato e di una maggiore funzionalità operativa grazie a nuovi strumenti all'avanguardia, come ad esempio un nuovo avanzatissimo sistema di mappatura del fondo marino e del sottosuolo, fondamentale per gli studi paleoclimatici che verranno condotti dai ricercatori, spiega Maria Cristina Pedicchio, presidente dell'OGS. Per questa spedizione, precisa Franco Corenna, direttore della sezione infrastrutture OGS, saranno operativi a bordo della nave per 24 ore al giorno e in isolamento dalla terraferma per 60 giorni, 22 tra ricercatori e tecnici e 18 membri dell'equipaggio, oltre a un medico. La nave farà tappa al porto australiano di Hobart, dove arriverà a metà gennaio. Qui si imbarcheranno i ricercatori e le ricercatrici e dopo almeno 8 giorni di navigazione, OGS Explorer raggiungerà il Mare di Ross. Scopo scientifico della campagna in Antartide è raccogliere informazioni geologiche dal fondo del mare e oceanografiche dalla colonna d'acqua, utili a validare i modelli che simulano lo scioglimento della calotta polare e il conseguente innalzamento del livello globale dei mari a causa dei cambiamenti climatici in atto, racconta il geologo dell'OGS Michele Rebesco, un veterano visto che è la sua 6ª spedizione in Antartide. In altre parole, l'intento è cercare indizi nella colonna d'acqua e tracce nei sedimenti per capire la vulnerabilità attuale dell'Antartide, l'entità del ritiro dei ghiacci e monitorare lo stato di salute del mare di Ross. Le aree che andremo a indagare, aggiunge infine Laura De Santis, alla sua 5ª spedizione, si trovano sul bordo della piattaforma continentale del mare di Ross, dove i sedimenti accumulati durante le fasi glaciali passate indicano il punto di massima estensione del ghiaccio. Quindi, proprio qui, si possono cercare indizi sulle cause che hanno indotto il ritiro della calotta glaciale.